tutti! Oggi parliamo della bolletta dell'energia elettrica. Iniziamo con la prima pagina della fattura, nella quale dovreste trovare questa torta. Che cosa vediamo? In questo esempio è rappresentata la bolletta di una famiglia tipo che spende circa 500 euro all'anno di energia elettrica. C'è però qualcosa che non torna, se il 44% dell'energia, il resto che cos'è? Partiamo dalla spesa per la materia prima energia, in questo caso indicata in blu. Questo è il costo sostenuto dal fornitore per acquistare energia, rivenderla ed offrire un servizio clienti. Questa voce rappresenta quindi il 44% della bolletta. Gli altri colori però che cosa indicano? Passiamo adesso al rosso, ovvero alla spesa per trasporto e gestione del contatore. Tecnicamente si chiama attività e trasmissione e distribuzione. Qual è la differenza? La trasmissione va dalla centrale alla cabina, mentre la distribuzione va dalla cabina al contatore di casa. Tutto questo costa a una famiglia circa 85 euro all'anno, ovvero il 17% della spesa totale. Postiamoci adesso agli oneri di sistema, che vedete qui in giallo. Sono dettagliati nella bolletta una volta all'anno, ma si pagano sempre. Che cosa indicano? Rappresentano il costo per il finanziamento del bonus sociale e soprattutto per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Pensate che solo questa voce in bolletta, chiamata A3, pesa per il 19% del totale da pagare. Ed eccoci adesso all'ultima voce, le imposte. Che cosa sono? Le imposte sono le accise applicate alla quantità di energia elettrica consumata. In più però c'è l'IVA, che si paga sul costo complessivo della bolletta, accise incluse. Quindi risulta pagare un'imposta su un'altra imposta. Bene, se avete altri dubbi o altre domande o volete far analizzare gratuitamente la vostra bolletta, scriveteci a bolletta@luce-gas.it.